e decum spiritu tuo. Sapore nectare.
onda fructu fertili, laudis triumpho nobili. Salve, salve, vittima, de passionis gloria, quodita mortem venuli, crux aves spes unica in ag triumphi gloria auge pis justitia reis quae dona veni. Preghiamo. O Dio che ci hai redento col sangue prezioso del tuo unigenito, liberaci dalle catene dei peccati, poiché adoriamo la croce da cui ci venne la vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci guidi a salvezza. Lettura del Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero? Allora il Signore mandò fra il popolo i serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Dio, la nostra salvezza. Sei tu, Dio, la nostra
Sei tu, o Dio, la nostra salvezza. Benedicimi, Padre. La parola dell'Apostolo ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo, acclamiamo Gesù, crocefisso e risorto. Alleluia, alleluia. Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. O Signore, adoriamo la tua croce e cantiamo gloria alla tua risurrezione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
una studiosa esperta delle opere di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, mi ha passato la citazione di questa lettera scritta alla madre Antonia Ambrosia Engelmann, superiora del convento carmelitano di Echt, probabilmente un bigliettino scritto nel dicembre del 1941, poco tempo prima dell'arresto. Una scienza crucis si può solo acquisire quando si riesce a sperimentare la croce fino in fondo. Di ciò ero convinta sin dal primo istante e ho detto dal profondo del cuore Ave Crux, spes unica. Lo abbiamo cantato anche noi nell'inno del Vexilla. Ave, o croce, nostra unica speranza. E costei, consegnandomi questa citazione, mi diceva: quel dal profondo del cuore mi emoziona, mi interroga e mi fa sentire un po' vile. Io ricordo l'esperienza invece diversa di due malati terminali che, arrivati a pochi giorni dalla morte, mi confidarono l'uno di non riuscire a capire questo Dio crudele, l'altro di non riuscire più a pregare il Padre nostro, perché arrivati a quel punto sia fatta la tua volontà, la voce, il fiato più che la voce, si spegneva in gola. Già, dobbiamo proprio contemplare il modo con cui Gesù ha vissuto l'avvicinarsi della croce, per capire quanto invece sia annuncio di Vangelo anche il Getsemani, anzi, soprattutto il Getsemani, non certo raffigurato alla maniera di Gibson, ma evangelicamente. Quel Gesù che prega il Padre, se possibile, passi da me questo calice. Gesù non era dunque un cinico. Il suo modo di sentire non era il disprezzo per il dono della vita che il Padre Creatore, con tanto amore, con tanta cura, aveva dato a lui come a ciascuno di noi. Se è possibile, passi da me questo calice, però sia fatta la tua volontà. E il problema è lì. Che cosa significa sia fatta la tua volontà? Si compia la croce? Dio non è questo Dio crudele. E lo abbiamo sentito anche almeno in parte nel discorso con Nicodemo dalla pagina evangelica. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché niente vada perduto, perché chiunque crede in lui abbia la vita definitiva, dunque tantomeno la vita del figlio. Padre, sia fatta la tua volontà, nel senso proprio che nonostante io non veda in questo momento la tua gloria promessa al figlio, come a tutti i figli in lui, nonostante questo, dal profondo del cuore io ti dico: mi affido a te, perché so che tu sei in grado di vincere
persino la croce. E guardando questo chiodo, che potrebbe essere una memoria molto interessante dal punto di vista storico per capire come avveniva la crocifissione da parte dei romani, si comprende davvero quale crudeltà ci sia in quel gesto di appendere uno in quel modo al patibolo per farlo asfissiare nudo davanti a tutti. Gesù, il Figlio di Dio, proprio perché era Dio, non ha scelto di venire nel mondo come figlio di potenti, di re, ma ha voluto dimostrare, proprio perché era Dio, che Dio, quando mostra se stesso, mostra anche le cose più impossibili. E Gesù, proprio svuotandosi al massimo, prendendo su di sé l'identità di schiavo, la pena della croce era per gli schiavi, in questa forma di schiavo, umiliandosi, diventò obbediente non ad una morte qualsiasi, ma ad una morte di croce, sapendo che il Padre è più grande persino di quella morte. Ecco, noi siamo chiamati come discepoli a imitare Gesù. In questo anno abbiamo davanti un cammino in cui siamo chiamati a sperimentare il modo di sentire che fu in Cristo Gesù e a farlo nostro. Benedetto XVI, aprendo l'undicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ebbe a commentare così questo brano, nella traduzione latina ad un certo punto si dice: perché voi possiate imparare a sapere, a sentire nello stesso modo, idem sapite, nella forma finale, ut idem sapiatis. Sentiamo dentro questa parola latina, dice Benedetto XVI, la parola sapor, sapore. Abbiate lo stesso sapore per le cose. Abbiate la stessa visione della realtà, con tutte le differenze che non solo sono legittime ma necessarie. Abbiate il medesimo sapore, abbiate la stessa sensibilità. Il greco lo dice in altro modo: froneite, cioè sentite dentro di voi la stessa cosa, lo stesso modo di vedere la realtà. È proprio questo che noi possiamo fare: metterci nel cammino di tutta la Chiesa, condividendo insieme una fede che non è inventata da nessuno di noi, è la fede della Chiesa, è il fondamento comune che ci porta verso la meta. È un invito a inserirci sempre di nuovo in questo pensiero comune, in questa fede che ci precede. Ecco, continua Benedetto XVI, ecco, pensare con il pensiero di Cristo significa proprio assumere da Lui, attraverso l'esercizio della lectio divina,
il modo di sentire con le scritture, imparare a pensare con Cristo, a pensare il pensiero di Cristo, sino ad avere gli stessi sentimenti di Cristo ed essere capaci di dare agli altri anche il pensiero di Cristo. Prima di questo inno, l'Apostolo Paolo esorta difatti la sua comunità in questo modo: se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto dell'amore, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, avendo lo stesso amore, unanimi, con il medesimo sentire. Non fate nulla per rivalità, per vanagloria, ma con umiltà ciascuno consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Sia dunque in voi lo stesso modo di sentire che fu in Cristo Gesù, il quale, essendo di natura divina, eccetera. Poi inizia l'inno, questo inno che spalanca dunque la nostra vita. E anche noi, contemplando questo chiodo della croce e vivendo l'esperienza della esaltazione della croce, che significa la croce gloriosa che noi riconosciamo tale perché Dio ha risuscitato il Figlio crocifisso, che significa l'esibizione, l'ostensione della croce, non più come strumento di condanna, ma come strumento di salvezza. Ebbene, vivendo questa liturgia, sappiamo mettere nella nostra vita questa scientia crucis, che ci fa sentire come Gesù, come Lui ha sentito e ha sperimentato la vicinanza del Padre sino alla fine. Fratelli e sorelle, sulla croce Gesù diventa il nostro unico ed eterno intercessore. Per mezzo di Lui al Padre innalziamo le nostre intercessioni. Preghiamo insieme e diciamo: donaci il Tuo amore, o Dio. Donaci il Tuo amore, o Dio. Per la Chiesa, perché seguendo l'esempio di Cristo, che si è abbandonato alla volontà del Padre, sia fedele alla sua missione in mezzo a tutte le tribolazioni, preghiamo. Donaci il Tuo amore, o Dio. Per i responsabili delle nazioni,
perché il Signore, Principe della pace, infonda nei cuori desideri e progetti di pace e di giustizia, preghiamo. Donaci il tuo amore, o Dio. Per i nostri fratelli che sono nella sofferenza, nella povertà e nella solitudine, perché il Figlio di Dio, che si è addossato i nostri dolori, rianimi la speranza degli sfiduciati e dia serenità e salute ai malati, preghiamo. Donaci il tuo amore, o Dio. Per noi tutti, perché la celebrazione dell'Eucarestia, memoriale della Pasqua del Signore, si traduca in autentiche esperienze di carità fraterna, preghiamo. Donaci il tuo amore, o Dio. O Dio, Padre nostro, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del tuo unico Figlio, concedi a noi che nel nostro esilio abbiamo conosciuto questo mistero di amore e di grazia, di conseguire i frutti della redenzione nella patria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace. Ci sediamo. Thank you.
Sorelle e fratelli, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, cantiamo il simbolo della nostra fede. Misericordioso, che sai prevenire la preghiera e le offerte della nostra povertà, fa che la fede nell'albero insanguinato della croce ci apra la porta della vita eterna, chiusa per noi dalla colpa orgogliosa commessa da Adamo presso l'albero dell'antico giardino, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie, o Dio di infinita potenza. Noi celebriamo il glorioso vessillo di Cristo, che distruggendo la colpa commessa all'origine sotto l'albero del divieto,
ci ha ottenuto il perdono dei peccati. Figura di questo santo legno è la verga di Mosè, che dividendo le acque aperse nel mare la via della salvezza e vi sommerse il persecutore. Sulla croce il Redentore si sottopose all'obbrobrio e strappandoci all'antico avversario rovesciò il regno della morte e spalancò le porte della vita eterna. Gioiosi per tanta vittoria, con tutte le creature del cielo e della terra, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio, tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio, quale sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile, immenso, lo hai generato, Dio ineffabile, immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia che in comunione con il nostro Papa Francesco, col nostro Vescovo Angelo, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nella unità della Chiesa Cattolica, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi. Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore e la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù nel Getsemani, anche noi preghiamo: Padre, sia fatta la tua volontà, anche quando non vedo, anche quando non comprendo, perché so che la tua vita vince anche la morte in croce. Cantiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo Spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
continuiamo con la preghiera dei Vespri, come troviamo sul foglietto. Alziamo.
dato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Lasciato i potenti dai troni, ha innalzato gli soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Spirito Santo. Cristo, che ci hai nutrito al tuo convito di grazia,
Fa che il tuo popolo redento e rinnovato dal sacrificio della croce risorga un giorno nella gloria con te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chi viene in son. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Possiamo sederci.